L'Italia è in semifinale di Coppa Davis, l'Italia di Sonego, Fognini, Bolelli che vince questa partita contro gli Stati Uniti. Veramente, insomma, la vince al tiebreak, secondo Marco Fiocchetti della Rai, per esempio. Perché la meraviglia delle cronache della Rai, oggi ci ha regalato delle Al momento perle. la connessione internet non è affidabile. Ecco, la connessione internet non è affidabile, ce lo dice anche Google, e non è affidabile neanche la telecronaca della Rai, perché oggi sono uscite delle perle straordinarie, Fiocchetti che se uno fa dice nessuna sfida ancora è andata al tiebreak decisivo, adesso al tiebreak decisivo ci giochiamo Italia-Stati Uniti. Quindi al posto della partita decisiva, la terza partita, è diventato un tiebreak. Quindi non lo sappiamo, ma sappiate che Fognini e Borelli hanno vinto al tiebreak decisivo. Crediamoci. E come con Tiafo, che era con le cuffie prima della partita, io ragazzi, posso provarlo anche a fare seriamente il video, ma di fronte a certe cose, Tiafo con le cuffie prima della partita, è parata e dice, fossi il suo capitano, lo prenderei a calci in culo e gli metterei le cuffie in quel posto. Parata è una cosa veramente eccezionale, vabbè. A parte tutte, ragazzi, scusatemi. D'altra parte, insomma, c'è entusiasmo per questa vittoria. E veramente, insomma, è stata una vittoria incredibile in questi quarti di finale. Non ci credevamo, soprattutto su Sonego, perché quella alla fine è stata la partita decisiva. È stato, come dicono quelli bravi, il turning point. Il turning point è stata la vittoria di Sonego contro Tiafo. Un Tiafo svagato, un Tiafo ancora forse con la testa non proprio a Malaga, ma magari su qualche altra località balneare, che è entrato in campo forse sottovalutando anche un po' il suo impegno, perché comunque il fatto che avesse battuto Sonego 2 settimane fa a Bercy sicuramente aveva un peso nella sua testa, come a dire: sì, Sonego comunque non è in grandissimo spolvero e viene da una stagione piuttosto negativa. Mi basta una versione un po' arrangiata, un po' sufficiente, diciamo, per portare a casa la partita. Così non è stato. Tiafo è sceso in campo male. Sonego è sceso in campo un po' nella condizione migliore, perché alla fine chi si aspettava qualcosa da Sonego oggi? Al limite ce l'aspettavamo da Musetti, non ce l'aspettavamo da Sonego. Perché è arrivato in Davis obiettivamente, peraltro anche con un Gipo Arbino che non era troppo contento per questa convocazione, perché lui aveva già programmato tutta la preparazione invernale, e con il senno di poi invece questa è una vittoria che qualcosa mentalmente gli può dare, perché viene veramente da una stagione bruttina, fatta insomma di tantissime sconfitte, dell'unica settimana di gloria a Metz, ma per il resto veramente un sacco di settimane in cui comunque il suo rendimento è stato insufficiente, e invece oggi veramente è sceso in campo con l'atteggiamento giusto, molto aggressivo, e questo è il suo difetto a volte, perché quando non si sente in fiducia Sonego si allontana dal campo, si mette a remare, gioca soltanto un po' di cuore, gioca soltanto un po' di inerzia e non riesce ad esprimere comunque quello che è poi alla fine il suo potenziale. Oggi è stato molto più coraggioso, molto, molto più efficace anche col servizio, 15 ace se non sbaglio alla fine. La cosa fondamentale poi, oltre che vincere il primo set e indirizzare la partita, è stata chiudere la partita in due set, perché se fossimo andati al terzo, la sensazione è che Sonego stesse scendendo e che Tiafo stesse venendo su. È stato bravo, è stato veramente bravo nel tiebreak, perché era sotto 3-1,
perché ha annullato due set point, uno sul 5 a 6 e uno nel tiebreak. È stato veramente bravo perché anche lì si è appoggiato al servizio, cioè beh, quando era sotto 8 a 7 nel tiebreak, è stato davvero bravo perché quei due punti li ha giocati veramente alla grande. Quindi veramente questa è una di quelle vittorie che comunque mentalmente, soprattutto a un giocatore come lui, che fa della sua condizione mentale praticamente quasi tutto il suo tennis, perché il suo tennis funziona in base proprio al morale. Certe cose le fa soltanto quando è in fiducia, certe cose le fa soltanto quando è in un momento positivo. E in altri momenti invece non gli riescono tante altre cose. Quindi veramente è stata una vittoria fondamentale per come è arrivata, per le circostanze. Forse la vittoria più importante dell'anno, perché sì, a Metz ha giocato delle buone partite, però è stata la partita migliore dell'anno, proprio anche per importanza, per il peso che aveva a cominciare bene questa partita. E ci ha permesso di avere poi il cuscinetto della sconfitta di Musetti. Non è che mi abbia fatto impazzire Musetti oggi, è una prestazione secondo me inferiore a quello che aveva mostrato negli ultimi tempi, nell'ultima parte dell'anno. Anche a Milano non aveva giocato bene, però diciamo che a Milano c'era andato anche tanto per discorsi di sponsorizzazione, eccetera, eccetera. Oggi qualche cosina in più me l'aspettavo da Musetti. Non so se me l'aspettassi la vittoria, forse con questo Fritz ci si poteva aspettare anche la vittoria, perché non è che fosse una versione pazzesca di Fritz, non mi è sembrato il Fritz delle finals, ecco per intendersi. Mi è sembrato un Fritz, anzi, che le sue occasioni le ha concesse, insomma, anche nel secondo set è partito subito 0-40. Sì, ha tenuto sui turni di servizio, però anche nel tiebreak Musetti ha avuto le sue possibilità. Penso, per esempio, secondo me uno dei grandi rimpianti che poi passerà sotto traccia, ma è il punto che ha giocato sul 5-3 del tiebreak quando era avanti. In risposta sulla seconda di servizio ha voluto cercare la risposta vincente e poi l'altro punto uguale sul 6-5 sulla seconda di Fritz ha voluto spaccare la palla col dritto che ancora quella palla deve atterrare e quei due passaggi sono stati pesanti soprattutto appunto il punto sul 5-3 perché sei avanti un mini break e poi comunque vai a servire. Intanto fai cominciare lo scambio. Fritz stava servendo soltanto secondi, nello scambio stava soffrendo in quel momento lì. Comincia a scambiare, tu fallo scambiare, muovilo. Vediamo che cosa succede. Se sbagli subito, vai sul 5-4, poi in 3 secondi se sei ritrovato sul 5 pari. Poi il set point ce l'ha avuto lo stesso sul 6-5 e la risposta lì poteva giocare alla meglio, poi da lì in poi nel tiebreak obiettivamente Fritz ha giocato molto bene, ha servito molto bene, però non è che le chance Musetti non le abbia avute, come poi anche nel secondo set, è vero, sì, c'è stato quel dritto smorzato dal Nasr, poi due punti giocati bene da Fritz, però quel dritto non lo deve prendere il Nasr, lo deve giocare con un margine sulla rete. Quel dritto lì per cercare di andare 2-0, già lì vai 2-0. Qualche dubbio nella mente di Fritz ci torna perché poi comunque ricomincia a pensare, ricomincia ad avere qualche dubbio in testa. Se avesse perso il primo set, Fritz l'avrei visto molto male. E invece poi da quell'insieme di cose, ossia vincere il primo set in quella maniera lì, rimontare quel game da 0-40 sullo 0-1 del secondo set, sono stati due elementi che poi hanno fatto giocare con tranquillità Fritz, che poi negli ultimi game non ha neanche sofferto più di tanto, cioè in risposta tirava senza troppi problemi e si limitava a concentrarsi soprattutto sui suoi turni di servizio.
Servirà un muso IT diverso contro il Canada, al 90% affronteremo il Canada, obiettivamente, insomma, va bene, può succedere di tutto, è vero, però ecco che Struff batta Shapovalov e che Otte batta Ogier Yassim, mi sembra difficile, però è vero che in questa formula ti puoi permettere poche distrazioni, perché poi se buchi malauguratamente un singolare vai comunque al doppio e poi al doppio tutto può succedere. Comunque, insomma, la ciliegina sulla torta è stato il doppio. Hanno giocato veramente bene. Sono stati superiori per più o meno tutta la partita. Le scelte di Mardy Fish, francamente, insomma, mi lasciano estremamente. Ma neanche perplesso, proprio esterrefatto, perché francamente, insomma, non portare Ram già è una scelta che è il limite dell'incomprensibile. Soprattutto questo Ram che veniva da un'ottima Epifania svinte, oltretutto. Ram, infatti, anche in conferenza stampa negli scorsi giorni si è dimostrato estremamente amareggiato per quello che era stata la mancata convocazione, perché giustamente pensava di meritarsi la convocazione per questa manifestazione, per queste finali di Davis. Paul, la prestazione di Paul, insomma, è abbastanza deludente, sicuramente al di sotto delle aspettative. Sock ha commesso delle sciocchezze, fatto delle cavolate impressionanti. Per esempio, il break del primo set parte da un errore che a questi livelli è veramente difficile da vedere. Però Bolla e Le Fognini sono stati bravi, sono stati veramente molto bravi, perché al servizio sono stati estremamente costanti, soprattutto all'inizio secondo set, che di solito per loro, quando aver vinto un set, insomma, c'è sempre un po' un terremoto all'inizio del set successivo. E invece sono stati bravi a gestire anche quel game sullo 0-1, soprattutto Fognini, che in doppio magari lo gestisce meglio, nel singolare, Fognini, tanto te lo insegnano nelle scuole tennis che devi stare attento il primo game del secondo set. Fognini, non so quante volte in carriera abbia preso il break il primo game del secondo set, ma aver vinto il primo. Però veramente una bella prova del nostro doppio, e ci fa ben sperare comunque per il proseguo del torneo, perché la superficie non è neanche così rapida, che quindi può aiutare le caratteristiche di Fognini e di Bolelli. Benissimo Sonego, non so se si possa ripetere, perché appunto oggi mi è sembrata proprio la partita perfetta, ma proprio anche per come ci arrivava, per come ci arrivava Tiafo e per come ci arrivava lui. Sono un po' allineati i pianeti. Se non si ripeterà Musetti, Sonego dovrà fare qualcosa in più Musetti, anche se appunto Ogier Yassim sarà tosto da battere. Vedremo un po'. Fatto sta, insomma, sarà una sfida sicuramente complicata. Scusate, rido perché cioè, qua c'è Meloccaro che ci fa la guida turistica di Malaga. Insomma, beato lui che fa questa vita, che ci fa 805 trasferti all'anno. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto, forza azzurri! Grande vittoria, veramente una grandissima vittoria, perché partivamo molto sfavoriti. Partivamo molto sfavoriti e già arrivare in semifinale è un qualcosa che ci deve rendere orgogliosi, secondo me, perché per come partivamo in questa Davis, obiettivamente già la semifinale, non dico che è la tua vittoria, non dico che hai vinto la tua Davis, ma sei andato oltre le aspettative. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.